Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale interamente dedicata all'emergenza sanitaria relativa al coronavirus, perché dai test eseguiti nella scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara sono emersi 36 nuovi casi positivi al Covid-19. Tre casi riguardano la ASL dell'Aquila, si tratta di tre uomini. 8 casi riguardano invece la ASL Lanciano Vasto Chieti, si tratta di 5 donne e 3 uomini. 18 casi riguardano invece la ASL di Pescara, 11 uomini e 7 donne, 7 casi riguardano infine la ASL di Teramo, 3 donne e 4 uomini. Con gli ultimi casi, dunque, sale a 173 il numero dei positivi al Covid-19 in Abruzzo. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. E rimaniamo proprio in provincia di Teramo perché la ASL ha scelto il nosocomio di Atri come Covid Hospital del territorio provinciale. Forti le preoccupazioni del sindaco Adriano Ferretti, che tra poco ascolteremo in diretta al microfono di Paolo Renzetti, sindaco al quale i vertici della ASL rispondono però punto per punto. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. È deciso, il Covid Hospital dell'ASL di Teramo sarà l'ospedale di Atri. Il criterio di scelta adottato dall'azienda sanitaria teramana si basa su precise ricognizioni e valutazioni del nosocomio atriano e del territorio circostante. Lo spiega dettagliatamente il direttore generale dell'ASL, Maurizio Di Giosia. Ci siamo dotati di una struttura agile per assumere decisioni importanti in un momento eccezionale. Bisognava individuare un ospedale Covid innanzitutto per preservare Teramo, dove ci sono altre specialità come la cardiochirurgia, la neurochirurgia, da un'eventuale contaminazione da Covid, e quindi si doveva individuare un ospedale dei tre SPOC che abbiamo tra Atri, Giulianova e Sant'Omero. Alla fine la scelta è ricaduta su quello di Atri per diverse motivazioni. Atri è una struttura che in primis l'abbiamo individuata perché stava su un territorio vicino al dove oggi come oggi è intervenuta ci sta prestando la maggiore attenzione, che è quella della Valfino. Inoltre Atri era stato soprattutto, il primo motivo è che era contaminato, perché ad Atri erano passati dei pazienti, diversi pazienti con risultati positivi, e avevano interessato diverse unità operative, la medicina, il pronto soccorso, la radiologia, la chirurgia, quindi, e l'anestesia. Quindi, visto che era già contaminato, abbiamo evitato che altre strutture periferiche potessero subire la stessa situazione. Però ecco, inoltre Atri è quello che ha per i posti letto di cui dispone, per le professionalità di cui è dotato, e soprattutto quindi abbiamo all'unanimità, come ufficio unità di crisi, abbiamo individuato Atri che doveva essere l'ospedale per fronteggiare questo momento, perché qui inutile fare campanilismi in queste circostanze. Tutti dobbiamo essere pronti a combattere questo male che non vediamo, però che ci sta sempre di più coinvolgendo come provincia e come territorio. Il sindaco di Atri è fortemente preoccupato. L'ASL di Teramo che cosa gli risponde? Noi abbiamo risposto, ma è una lettera che ci si poteva attendere da qualsiasi altro sindaco, se era Atri, se era Giulianova, se era Sant'Omero. È ovvio che tutti cercano di salvaguardare il loro territorio, ma non pensano al bene salute del cittadino. Cioè, noi non è che stiamo facendo questo perché per penalizzare Atri, anzi, Atri dobbiamo essere fieri di avere un ospedale come quello di Atri, che oggi ci dà la possibilità di fronteggiare questo benedetto virus. E
dopo abbiamo rassicurato il sindaco con questa, oggi stamattina gli ho risposto, oltre elencandogli le motivazioni per le quali abbiamo fatto la scelta del ritorno su Atri, ma lo abbiamo anche rassicurato dal punto di vista che, di tutti i suoi timori, perché la ALS sta mettendo in campo tutte le sue forze, anzi da oggi la dottoressa Mattucci, il direttore sanitario che segue direttamente tutte le attività del presidio ospedaliero di Atri, stiamo riprendendo per Atri alcuni dipendenti alzati in pensione, l'ultimo è il dottor Di Quirico, espertissimo nella gestione del pronto soccorso, e inoltre lo stiamo dotando di tutte le misure strutturali, funzionali e di personale che sono necessarie. E allora queste sono considerazioni da parte del direttore generale dell'ASL di Teramo Maurizio Di Giosia, che io giro a Paolo Renzetti e ovviamente al sindaco di Atri Pier Giorgio Ferretti, che è lì al suo fianco, a cui faccio una domanda tramite Paolo, insomma, se le rassicurazioni che arrivano dal direttore generale della ASL lo hanno effettivamente poi rassicurato. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Jacopo, buon pomeriggio, un saluto ai nostri telespettatori, siamo all'esterno dell'ospedale San Liberatore di Atri, che è alle nostre spalle, come potete vedere c'è il primo cittadino della città di Atri, Pier Giorgio Ferretti. Allora, chiedeva anche Jacopo Forcella da studio, avete ricevuto le rassicurazioni dalla ASL di Teramo, dalla direzione generale, siete soddisfatti di quanto vi è stato detto, di queste rassicurazioni? Beh, al momento credo che sia il caso di parlare di quella che è l'evoluzione della pandemia e quindi l'obiettivo primario per tutta la provincia di Teramo, per Atri in generale, per tutta la nazione, è quella di fermare naturalmente l'epidemia. L'ospedale di Atri, come è noto, è stato individuato come ospedale Covid, essendo il dovere urgente anche in questa occasione di ringraziare tutto il personale sanitario, dal personale medico a quello agli infermieri, a quello alle ossa, a quello addirittura di pulizia, per questo grande impegno, e sono convinto che il personale del presidio di Atri si continuerà a distinguere e contraddistinguere per impegno, volontà, professionalità, capacità all'interno del più generale panorama sanitario. Circa le rassicurazioni, ho avuto rassicurazioni sull'ospedale di Atri che tornerà ad essere quello che era prima e anche più di quello che era prima, proprio a fronte di questo impegno sia dal direttore generale della ASL di Teramo e dalla massima autorità sanitaria regionale nella persona dell'assessore Nicoletta Verì, la quale mi ha detto chiaramente che non dimenticherà il sacrificio di questa città e del personale dell'ospedale di Atri. Quindi penso che sotto questo aspetto si possa star tranquilli, anche se, ripeto, va affrontato con maggiore serenità, auspicando che lo potremo affrontare con più tranquillità dopo, sperando che la pandemia inizi a devolvere. Io sindaco, proprio mi riallaccerei a quello che ha detto proprio poc'anzi sul futuro dell'ospedale di Atri in prospettiva, proprio dopo questa decisione di mettere a disposizione proprio il nosocomio atriano per combattere questa emergenza del Covid-19. È stata riconosciuta comunque una grande valenza proprio all'ospedale di Atri, questo è importante, lo diceva anche Di Giosia. Beh, indubbiamente questo è un riconoscimento che arriva direttamente dal Ministero della Salute, perché gli ospedali Covid nel momento in cui riconosciuti automaticamente sono riconosciuti come ospedali di primo livello. È arrivato da Di Giosia, ripeto anche dall'assessore Verì, e comunque è noto che nel panorama sanitario teramano l'ospedale di Atri comunque è e resta almeno fino a qualche tempo fa, prima di questa condizione particolare, il maggiore erogatore dopo quello del capoluogo teramano, anche perché a ridosso della provincia teramana e della provincia pescarese ed è noto che è stata fino a ieri, ripeto, una grandissima valvola di sfogo. E comunque adesso è il momento anche e soprattutto di preoccuparsi della sicurezza degli ospedalieri. Io ho già ricevuto alla mia nota una risposta questa mattina proprio dal direttore generale Di Giosia, che saluto perché mi pare che sia in studio. No, abbiamo visto un servizio. Chiedo scusa. La situazione
mi dicono dalla direzione sanitaria, è ancora sotto controllo perché già ci sono i primi ricoveri, a ieri ne erano 15, si è iniziato dal reparto di cardiologia, è ancora sotto controllo, tuttavia fino a stasera perché manca del materiale che deve arrivare al massimo entro stasera e sto provvedendo anch'io, insomma, muovendomi con la protezione civile a seguito della richiesta fatta dal presidio ospedaliero qualche ora fa. Ferretti, lei questa mattina è in pratica ha passato tutta la mattinata qui all'interno dell'ospedale, ha parlato con il personale sanitario, con i medici, con gli infermieri, che cosa le hanno detto e che cosa le hanno chiesto? No, a dire il vero io sono qui da circa mezzogiorno e mezzo, non ci ho passato tutta la mattinata perché è chiaro che il presidio ospedaliero comunque è il problema indiscutibilmente più attenzionato qui ad Atri per gli ovvi motivi, anche per tranquillizzare la popolazione, a cui vorrei ricordare che pur essendo circondati sostanzialmente da tre focolai a sud, a est e a ovest, in Atri ancora non c'è un caso certificato e quindi per ricordare di restare a casa e di riporre la massima attenzione anche e soprattutto dal fatto dell'aumento dei casi epidemici proprio a ridosso del territorio. Che cosa mi hanno cercato? La sicurezza, cioè quello che sto cercando da appena ho saputo che questo era stato individuato come ospedale Covid, sicurezza in termini di attrezzature, in termini di materiale da indossare e in termini soprattutto di protocolli. I protocolli devono essere standardizzati in maniera precisa per tutte quelle che sono, tutti quelli che sono i casi prevedibili. Questo chiaramente chiede il personale, oltre all'ampliamento del personale, su questo sono stato anche rassicurato, di tipo specialistico, specie epidemiologici. Vogliamo anche specificare, Sindaco, che avete provveduto fino a poche ore fa al trasferimento di tutti i degenti che c'erano qui all'ospedale San Liberatore per far sì che la struttura sia pronta ad accogliere invece le persone che devono essere curate per il Covid-19. Sì. Chiaramente anche in questo l'amministrazione comunale è stata vicina perché stiamo procedendo a trasportare i dializzati che sono stati spostati o nel presidio di Teramo o nel presidio di Giulianova. Per il resto l'impegno chiaramente è stato della ASL e ovviamente sì, c'è tutto l'impegno ad una trasformazione graduale di tutto il presidio, auspicando, e questo che speriamo, che i 134 posti di Atri siano sufficienti e che non si debba ricorrere, come individuato dalla ASL, come seconda e terza ipotesi nell'ordine, ai presidi di Giulianova e Sant'Omero. Anzi, speriamo che non servano nemmeno i 134 posti del presidio di Atri. Lei prima diceva, Sindaco, che Atri è un po' in mezzo a questi tre focolai del coronavirus, soprattutto tra il pescarese ed il teramano. C'è preoccupazione ovviamente tra la popolazione di Atri, ha giustamente ricordato che però nella città di Atri non ci sono positivi al Covid-19, ma la gente sta rispondendo bene, i cittadini stanno rispondendo bene, sono tutti in casa da questo punto di vista, insomma proseguono anche i controlli da parte della Polizia Municipale e degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Atri. I controlli seguono con grande attenzione, sono stati irrogati senza pietà giustamente alcuni verbali, la popolazione di Atri sta rispondendo bene, questa mattina, forse anche a seguito del fine settimana, un po' di movimento in più, proprio perché evidentemente dopo il fine settimana c'è maggiore esigenza di fare la spesa, però sostanzialmente non ci possiamo lamentare. Per questo ringrazio tutte le forze dell'ordine, la Polizia Municipale, i Carabinieri, il Commissariato e il COC di Atri che sta lavorando egregiamente. Approfittiamo, Sindaco, prima di restituire la linea allo studio, anche di rivolgere un appello ai cittadini, anche per dopo questa decisione che riguarda proprio l'ospedale di Atri come punto di riferimento per quanto riguarda la cura dei positivi al Covid-19, che la situazione ovviamente è sotto controllo, c'è un'emergenza nazionale, ma bisogna mantenere la calma per quanto riguarda proprio tutta la cittadinanza. Non ci deve essere una preoccupazione eccessiva da questo punto di vista. La città di Atri, anche se è fortemente provata, non abbiamo dubbi su quello che sta accadendo sulle migliaia di comuni italiani, è fortemente provata anche la città di Atri, ma quello che l'individuazione del presidio ospedaliero come Covid Hospital
naturalmente per la cittadinanza rappresenta di fatto sotto questo aspetto una maggiore sicurezza, quindi sento ulteriormente di tranquillizzarla sotto questo aspetto. Ma l'invito chiaramente è quello comunque a non uscire di casa e a seguire quello che ci dice la scienza, che ci dicono le professionalità, i medici, cioè quello che dobbiamo fare in questo momento. Grazie, grazie al sindaco di Acri. Jacopo, scusami, non so se ci sono domande da studio. Una, sì. una precisazione in relazione, ovviamente avete parlato delle misure di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda gli operatori sanitari. Ecco, i tempi certi che giustamente chiedeva il sindaco Ferretti, vogliamo ribadire quali saranno i tempi certi secondo i quali il personale sanitario del presidio ospedaliero di Acri sarà messo in condizione di lavorare in estrema sicurezza? Certamente, allora chiedeva Jacopo Forcella da studio, lei parlava di tempi certi per quanto concerne la sicurezza degli operatori sanitari che lavorano all'interno del San Liberatore, tempi certi che possono essere racchiusi in quanto? Io ho chiesto appunto di avere contezza immediata di questo, mi risulta per i colloqui che ho avuto con la direzione sanitaria che ieri la situazione è stata abbastanza sotto controllo e che fino a stasera per quanto riguarda il materiale, i bardamenti, ciò che è necessario, si può essere tranquilli e ripeto, sto provvedendo pure io con la protezione civile affinché arrivino tutti i dispositivi necessari alla sicurezza. Quindi possiamo dire che nelle prossime ore ci dovrebbe essere da questo punto di vista una situazione normale? Speriamo, ci deve essere una situazione normale, ecco. Grazie, grazie al sindaco di Acri Pier Giorgio Ferretti. Da Acri è davvero tutto, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo. E a proposito di dotazione necessaria ovviamente soprattutto al personale sanitario, ma non solo, vedo in collegamento il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, a cui do il buon pomeriggio in collegamento Skype, che insomma poche ore fa ha fatto una nota molto dura dicendo il nosocomio di Acri dovrà essere un nosocomio Covid-19 solo se il personale avrà la dotazione appunto necessaria. Innanzitutto buon pomeriggio ad Emiliano Di Matteo, che saluto e che ringrazio. Sì, buon pomeriggio anche a te e a tutti i telespettatori TV6. Ecco, La nota che lei ha diramato insomma si basa sulla necessità di avere quei tempi certi di cui parlavamo poco fa. Lei ha ascoltato anche le parole del primo cittadino di Acri, sono parole che vanno nello stesso senso del suo pensiero di stamane? No, ma è il pensiero di tutti, è il pensiero di tutti quanti ovviamente. La nota è stata concordata con l'assessore Verì e va nell'ottica non solo del buon senso, ma della corretta applicazione dei protocolli. Sostanzialmente, se è stato giusto individuare un ospedale Covid per ogni provincia, è altrettanto inevitabile che quell'ospedale debba avere una prelazione nella fornitura del materiale necessario, perché non potremmo permetterci di porre in condizioni di pericolo gli operatori sanitari e non di quel presidio. Sarebbe una sorta di autogol inammissibile e non auspicabile in questo momento. Ecco, tra le altre cose, lei ha scritto, insomma, finita l'emergenza, e speriamo ovviamente che termini presto, questa esperienza ci porti a pensare che nessuno possa fare a meno dei piccoli presidi, in questo caso come quello di Acri, ma come ce ne sono tanti nella nostra regione, un'idea insana, come l'ha definita, evidentemente qualcuno nel passato, e che invece oggi, per fortuna, verrebbe da dire per fortuna, e questi piccoli nosocomi ci sono. Guardi, credo che sia una presa di coscienza nazionale questa, non solo abruzzese. È evidente che questi presidi servono, sono serviti in passato e serviranno in futuro. È stato triste, tragico rendersene conto in un momento del genere, però è evidente che questa vicenda, quando la sarà superata, perché la supereremo, non possiamo prevederne i tempi, ma la supereremo, come ho detto, cambierà la storia, cambierà ciascuno di noi, cambierà le nostre vite e quindi cambierà anche il modo di approcciare la politica sanitaria non solo in Abruzzo, ma nel nostro paese.
anche lei la sensazione che queste esperienze, i presidi destinati ad essere presidi Covid nella nostra regione, poi potranno avere un futuro al di là di questa emergenza, magari verso un rilancio di, per esempio, nosocomi che in un momento di emergenza sono stati evidentemente presi, sacrificati per rispondere a questa emergenza? No, no, la mia non è una sensazione, ma è una certezza. È un impegno, una certezza che fin da ora va data senza, come dire, margine di dubbio. Per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché un ospedale che viene temporaneamente funzionalizzato al Covid è un ospedale che deve avere dei requisiti, perché altrimenti non sarebbe possibile, sia pur nell'emergenza, predisporlo per questo tipo di cura. E quindi sta all'imperatore come l'ospedale di Penne, come probabilmente gli altri che nelle altre province saranno utilizzate, ha questi requisiti. Dopodiché è evidente che, come è stato detto dal sindaco, che questa mattina ha parlato con l'assessore Veria, abbiamo triangolato insieme, è evidente che quello che oggi vale per la cura del Covid, domani, a emergenza superata, dovrà essere riconosciuto a questi presidi, quindi in primis al San Liberatore di Atri, che rimarranno ospedali di primo livello, per cui tutte le questioni del passato sono state di fatto spazzate via dall'urgenza di questi momenti. E questa è una, come dire, forma di tributo, innanzitutto di carattere morale, che dobbiamo al presidio, alla comunità che lo ospita, all'intera comunità di Atri. Io, tra l'altro, approfitto per fare i complimenti e abbracciare idealmente attraverso il sindaco tutti gli abitanti di Atri per la compostezza, l'educazione con cui hanno accettato una scelta che, soprattutto nelle ore iniziali, poteva essere di non facile comprensione. Lo hanno fatto, dimostrando ancora una volta di essere una comunità matura e civile. Però è chiaro che questo sacrificio, perché di sacrificio si parla, dovrà essere riconosciuto anche successivamente. E non ci sono dubbi, ripeto, da questo punto di vista. Il sindaco è stato ampiamente rassicurato dall'assessore Verì e la mia nota andava in quella direzione, evidentemente, perché anche l'assessore Verì, evidentemente, è espressione di una forza politica di maggioranza e quindi abbiamo dovuto ribadire il punto di vista dell'assessore, per rassicurare il sindaco e tutta la sua comunità, come è giusto che si faccia in questi momenti, tra persone serie. Io la ringrazio, grazie al consigliere regionale Emiliano Di Matteo per essere stato in collegamento con noi. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti, stiamo a casa, stiamo a casa. Assolutamente sì, prescrizione da prendere assolutamente alla lettera. Noi andiamo all'Aquila adesso, dove è già operativo l'ospedale del G8 che è stato riadattato a Covid Hospital ed ha già trattato i primi pazienti. 6 posti letto disponibili per la terapia intensiva. Daniela Rosone. Già da qualche giorno il Covid Hospital, l'ospedale del G8, riadattato per le nuove esigenze. Dopo l'inaugurazione sono arrivati già i primi pazienti. L'ospedale, fortunatamente per l'Aquila, ha iniziato la sua attività ospitando i primi 3 pazienti provenienti da Avezzano, Pescara e Castel di Sangro. Nessun caso autoctono dunque in città. 6 i posti letto disponibili di terapia intensiva. Probabilmente si aprirà pure una sala operatoria per i malati di coronavirus. La volontà è quella di portare nell'ospedale per il Covid a 30 posti letto la capacità di assistenza respiratoria, assistenza e terapia semi-intensiva. L'ospedale in questione, dopo la benedizione alla presenza delle autorità e dei medici, ha ospitato pure la prima operazione, il parto di una ragazza marsicana che era stata portata lì per un sospetto. Poi, fortunatamente, il tampone è risultato essere negativo e il parto cesareo è andato bene. Molto importante in questa fase per l'allestimento dell'ospedale è stata la solidarietà. Dompé e Sanofi Aventis hanno donato mascherine e altro materiale. L'ANCE e i commercialisti hanno fatto le loro donazioni, come pure i privati cittadini che danno a varie associazioni che poi dirottano i fondi per l'ospedale. Il commissario di polizia Piero Bianchi ha donato per esempio un piccolo frigo per la conservazione dei medicinali al G8 e tanti
stanno seguendo il suo esempio. Accanto a questo proseguono i lavori per il triage di malattie infettive, una nuova struttura all'esterno collegata con l'interno che permetterà di fare i tamponi ai sospetti evitando il passaggio in pronto soccorso, non avendo così rischi di contaminazioni. Intanto il Comune dell'Aquila ha messo a disposizione degli alloggi vuoti del progetto case per gli operatori sanitari in modo da facilitare gli spostamenti e le reperibilità, stessa cosa fatta dal Comune di Tornimparte. Allora rientriamo e poco fa con il sindaco di Atri parlavamo di zone a rischio. Vedo in collegamento il sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D'Ercole. Innanzitutto buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio a voi. Allora, innanzitutto partiamo con la strettissima attualità. Vediamo un post che lei ha pubblicato poco fa, in cui dice che la ASL di Teramo le ha appena comunicato che da domani inizierà a effettuare i tamponi domiciliari a tutti i contatti diretti dei positivi riscontrati nella sua comunità. Dopo aver effettuato questa operazione si passerà ad organizzare i tamponi sulla restante popolazione. Nelle prossime ore sarete contattati per organizzare i tamponi. Questa diciamo che è la notizia della mattinata, ovvero ai cittadini che hanno avuto contatti diretti con i contagiati sarà effettuato il tampone. Sì, questa è la notizia che aspettavamo da giorni e siamo soddisfatti di aver raggiunto questo risultato. Così da domani potremo avere un quadro sicuramente più chiaro della situazione sul territorio. Peraltro sono, se non erro, 9 casi in totale a Castiglione e Messer Raimondo. Ecco, siete un po' preoccupati delle dimensioni del contagio? Siamo preoccupati perché da giorni lamentiamo questo alle autorità competenti alla Regione Abruzzo, in quanto noi abbiamo una popolazione di circa 2200 abitanti e fin da subito abbiamo capito che qualcosa non andava in questo territorio e stiamo cercando appunto misure maggiori di restrizione che purtroppo ad oggi ancora riceviamo. Non possiamo farne noi sindaci, ma i numeri sono pesanti. Anche un comune sempre della Valfino, che è Erice, ha 5 positivi ufficiali su una popolazione di poco più di 1000 abitanti. Lei, insieme ad altri primi cittadini, quello di Erice, di Arsida, di Bisenti, di Montefino, di Castiletti, insomma di tutta la vallata del Fino, avete chiesto al governatore Marsiglio di blindare di fatto i vostri stessi territori replicando l'esperienza di Ariano Irpino in provincia di Avellino. In quel caso il governatore De Luca ha di fatto chiuso totalmente il territorio di Ariano Irpino. Ecco, avete sensazione che si potrebbe andare verso una risposta positiva? Stiamo aspettando in queste ore alcuna risposta. Ad oggi non abbiamo nessuna risposta, abbiamo interloquito il pomeriggio con il governatore che ha detto che cercava di porre questo problema al governo, ma ad oggi non abbiamo notizie in merito. Noi chiediamo la chiusura di questi territori anche per andare a preservare l'intera regione e la provincia di Teramo, perché qui abbiamo aziende che stanno continuando la produzione, ma in queste aziende girano operai che vengono sia dalla provincia di Teramo ma anche dalla vicina provincia di Pescara, quindi da Pescara, Montesilvano e da territori limitrofi, quindi rischiamo di portare il virus dove oggi per fortuna non c'è. Peraltro ieri c'è stato anche bisogno per un evento che non c'entra nulla con il Covid-19, un intervento anche dei vigili del fuoco intorno alla zona di Castiglione Messer Raimondo, e ancora di più lei ha fatto presente alla popolazione di stare a casa anche per non intralciare quella che insomma è anche un evento collaterale, purtroppo, che spesso e volentieri accadono nella normalità, poi se accadono in questa emergenza è ancora peggio.
Sì, l'incendio si è sviluppato al confine tra il comune di Castellano e Serremondo, ma sul territorio di Castilenti. E questo fa sì che se quando non si resta a casa e quindi si creano altri problemi a tutto l'indotto dei soccorsi, non credo che siano giorni per andare a creare ulteriore città, visto che già ne abbiamo molto. Sindaco, per chiudere, le chiedo se ha, se può ipotizzare una tempistica dell'eventuale risposta da parte del governatore, Marsiglio, se vi hanno già detto quale potrebbe essere una tempistica di risposta sulla vostra richiesta di chiudere ancora di più, i vostri territori. Noi ci auguriamo il più possibile perché io appena ricevo notizie dei nuovi positivi, automaticamente riscrivo di nuovo e chiedo di nuovo che, visto l'aggravarsi della situazione, ora dopo ora ribadisco la mia richiesta, ma che non è solo la mia richiesta, è la richiesta di 6 sindaci. Quindi non sono da solo, ma insieme a me sono tutti i miei colleghi che vogliono questo perdono, ma purtroppo non è il nostro potere. Noi, oltre che chiederlo e far sapere che siamo in una situazione, non voglio allarmare, ma drammatica, inizio a dire, altro non possiamo fare. Io la ringrazio, Sindaco. Grazie del collegamento. Grazie a voi. Ovviamente, se vuole fare un appello ancora una volta alla sua popolazione e non solo, anche al territorio limitrofo, di rimanere dentro casa. Sì, io continuo a fare l'appello che adesso è l'unica medicina che abbiamo, dobbiamo restare a casa e dobbiamo collaborare al massimo. Ci sono sicuramente delle polemiche da fare, ma non è il momento, adesso dobbiamo risolvere il problema, quindi arginare al massimo il virus. Sicuramente dobbiamo stare tranquilli perché il primo risultato è arrivato. Nelle prossime ore avremo questi tamponi che sicuramente daranno più sicurezza alla nostra popolazione e quindi piano piano ne usciremo. Buona giornata a tutti. Grazie al sindaco Vincenzo D'Ercole, sindaco di Castiglione, Messer Raimondo. Adesso passiamo alla parte un po' più specificatamente economica, perché il governo è al lavoro sul decreto salva economia che dovrebbe essere emanato a brevissimo. La bozza prevede tra i 20 e i 25 miliardi per agevolazioni sul fisco, cassa integrazione e bonus data. Ecco come sarà il decreto salvo modifiche. Giuseppe Dintino. Agevolazioni su fisco, mutui, cassa integrazione, congedi parentali, affitti per le aziende e bonus data. È quanto dovrebbe prevedere il decreto salva economia, in discussione questa mattina nel Consiglio dei Ministri in risposta all'emergenza coronavirus. Si tratta di una mini manovra da 20 miliardi di euro in sostegno all'economia dopo lo stop forzato di gran parte del paese. Per quanto riguarda il fisco, sospesi gli adempimenti tributari fino al 31 maggio. Chi ha una partita IVA e nella dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno è rimasto sotto la soglia di 2 milioni di euro per ricavi e compensi, può non procedere ai versamenti di marzo. Inoltre, chi durante questo mese ha continuato a recarsi al lavoro riceverà 100 euro di bonus nella prossima busta paga, indennità di 500 euro per professionisti con partite IVA e collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive. Cassa integrazione fino a 9 settimane per tutte le imprese, comprese quelle con meno di 5 dipendenti, ammortizzatori anche per lavoratori agricoli, stagionali, autonomi e a tempo determinato. Le rate del mutuo sulla prima casa saranno sospese fino a 18 mesi, ma solo per le famiglie che hanno perso il lavoro a causa del coronavirus e per gli autonomi o liberi professionisti che dimostrano un calo del fatturato superiore al 33%. Con la chiusura delle scuole, inoltre, i genitori che dovranno astenersi dal lavoro per badare ai figli avranno un congedo parentale straordinario fino a 15 giorni. Chi tra questi figli di età inferiore ai 12 anni oppure disabili ha diritto anche a un'indennità e ancora credito d'imposta al 60% del canone di affitto di marzo per negozi e botteghe e il personale sanitario, in virtù dei grandi sforzi e dei turni massacranti, avrà 1000 euro come bonus babysitter per i bambini che hanno meno di 12 anni. Intanto il mondo dell'impresa di agricoltura, artigianato, commercio e industria, oltre ai sindacati dei lavoratori della nostra regione, hanno scritto al presidente dell'Anci Abruzzo,
Gian Guido D'Alberto. Nella lettera si fa richiesta affinché i comuni deliberino l'immediata sospensione del pagamento di tasse e imposte locali a carico di imprese e famiglie, così che anche le realtà locali si adeguino alle direttive che arrivano dal governo nazionale. Intanto il FITSEMIB, che comprende le azioni delle maggiori 40 società italiane, continua a precipitare in borsa. E proprio pochi minuti fa è terminato il Consiglio dei Ministri che ha varato le norme del cosiddetto Cura Italia con le misure economiche. Riusciremo, vi faremo ascoltare anche in diretta le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che tra poco dovrebbe sedersi in conferenza stampa per illustrare appunto quali sono le linee guida che avete sentito già nel servizio precedente, ma se riusciremo ovviamente prima della chiusura del nostro telegiornale vi faremo ascoltare in diretta dalla sala stampa di Palazzo Chigi le parole proprio del Premier Conte. Intanto su questa questione l'assessore regionale al lavoro Piero Fioretti ha parlato dell'impatto economico dell'emergenza sanitaria e dell'auspicio che le misure che saranno varate dal governo dovrebbero avere andando incontro ai settori produttivi della regione. Assessore Fioretti, un momento di grande emergenza nella nostra regione, siete al lavoro già da diversi giorni per tamponare questa emergenza dal punto di vista lavorativo, la Regione Abruzzo sta pensando a dei provvedimenti ad hoc per tamponare quello che sta accadendo? Sì, stiamo cercando di mantenere il passo anche di quelle che sono le direttive del governo e infatti stiamo aspettando quest'ultimo decreto che sicuramente ci darà ulteriori chiarimenti rispetto alla possibilità che ci viene data. Allo stesso tempo abbiamo contatto con tutte le realtà economiche e lavorative per vedere quali sono le esigenze del momento. Ci sono aziende, soprattutto le medie e piccole aziende, in grossa difficoltà, così come sono in difficoltà i lavoratori. Assolutamente sì, però ecco, le misure che stiamo aspettando penso che andranno incontro a tutti i settori e quindi nessuno verrà sicuramente lasciato dietro, dopodiché sarà compito nostro cercare di intervenire anche su quelle situazioni singole che sicuramente ci potranno essere. I risvolti di quello che sta accadendo probabilmente si vedranno più in là nei prossimi mesi, c'è preoccupazione per le conseguenze a livello economico che le aziende abruzzesi dovranno pagare. Assolutamente sì, purtroppo non abbiamo contezza di quanto tempo ci vorrà per smaltire questo blocco, allo stesso tempo quali saranno gli effetti veri nei vari settori. Volta per volta ci attrezzeremo per andare incontro a tutte le esigenze. Dal punto di vista sanitario io penso, guardando gli altri territori colpiti prima di noi, la cosa potrebbe essere un po' più lunga per avere un minimo di luce e vedere se siamo riusciti ad avere i numeri giusti per poter affrontare il tutto. Un rischio inizialmente sottovalutato, ma ora anche gli Stati Uniti stanno adottando misure forti per fronteggiare la pandemia da coronavirus. Per capire come gli States stanno vivendo questi momenti abbiamo interpellato la professoressa Patrizia Casaccia, abruzzese d'origine ma che da anni lavora presso l'Università di New York. Buongiorno alla professoressa Patrizia Casaccia del Centro di Ricerca Avanzata presso l'Università della città di New York. Professoressa, diciamo che la città questa mattina si è risvegliata con tante preoccupazioni per quello che sta avvenendo. Intanto come si sta organizzando anche l'università presso cui lei lavora? Infatti, cioè, ieri sera sono stata fino a tardissimo, abbiamo ricevuto i primi comunicati verso le 10:10 di sera, verso le 22:10, chiedendoci che soltanto il personale di emergenza deve riportare l'università oggi. Eravamo già passati alle lezioni online a partire dalla settimana scorsa, per cui abbiamo cancellato seminari, conferenze, abbiamo il travel ban per tutti i professori, nel senso tutte le ricerche, sia per lavoro che per hobby non era possibile viaggiare.
Ma adesso vogliono anche chiudere completamente i centri di ricerca, quindi stiamo organizzando le procedure di shutdown, chiudere tutti gli esperimenti, cercare di mettere da parte tutti i diversi materiali che sono, che potrebbero andare male. Abbiamo tanti topi transgenici che devono essere separati per evitare complicazioni. Ecco, lei ha origini... È un po' problematico. Lei evidentemente ha origini chiaramente italiane, è una italiana che ormai da tempo vive e lavora negli Stati Uniti. Ecco, ci può raccontare come avete vissuto questa escalation di preoccupazioni, intanto guardando l'Italia, il suo paese d'origine, e poi insomma la preoccupazione che sta ora crescendo anche negli States? Guardi, io penso che gli Stati Uniti, ne parlavamo ieri con diversi amici italiani, ci siamo sentiti per via Zoom, per computer, e quello che pensiamo è che gli Stati Uniti avrebbero potuto imparare dall'esempio italiano, no? Ma in realtà secondo me c'è stata questa attitudine di noi siamo più forti, ce la faremo, no? Un discorso un po' strapotente forse, anziché imparare dall'Europa e cercare di implementare subito delle misure restrittive un po' più forti, le persone l'hanno presa molto alla leggera. E anche ieri ci sono state immagini ai supermercati, ai bar, ai ristoranti, le persone hanno iniziato a organizzare coronavirus parties, cioè è proprio assurdo, come se gli Stati Uniti fossero immuni da un virus che non capiamo. E ieri all'improvviso è come se ci fosse stato il risveglio, capito? Adesso si rendono conto che non c'è niente di particolare e che anche qui succederà la stessa cosa, e quindi tutti all'improvviso adesso shutdown. È stato anche il riflesso probabilmente del comportamento del presidente Trump, che anche lui inizialmente sembrava volesse sottovalutare questo problema, poi si è dovuto sottoporre un tampone, poi il risultato è negativo, ma lui stesso poi ha postato un tweet con le frecce tricolori dimostrando solidarietà nei confronti dell'Italia, cosa che probabilmente fino a 3-4 giorni fa non sarebbe mai accaduto. Secondo me adesso la gente si sta rendendo conto, e io devo dire la verità, ieri lo dicevamo proprio anche con queste mie amiche, è la prima volta che veramente si senti qui a livello di nazionalismo fortissimo, nel senso che siamo orgogliosi di essere italiani, ma davvero di come l'Italia sta rispondendo, di come le persone sono riuscite ad aderire, a parte il momento iniziale dove la gente, come abbiamo capito noi, non aveva rispettato la raccomandazione di restare a casa. Adesso mi sembra che in Italia l'implementazione dello shutdown è completamente aderita, e quindi sì, probabilmente le persone avrebbero potuto fare la stessa cosa qui prima e cercare di appiattire questa curva dell'infettività, cosa che adesso non ci sarà, ci sarà questa cosa esponenziale. Se pensi, la sola università nostra ha 274.000 studenti, cioè diversi sono risultati positivi, per cui è una questione di tempo. Senta, le volevo chiedere in chiusura, lei è una scienziata, che idea si è fatta di questa pandemia? Ma io penso che una cosa che non si riesce a capire, che non è abbastanza, come si dice, propagandata all'esterno, è la complessità del meccanismo di replicazione di questo virus. Siamo abituati a capire meccanismi virali molto semplici, dove ci sono poche proteine che regolano l'assemblaggio virale. Questo è un virus complesso che utilizza una metodologia unica che si chiama ribosomal frame shifting. In altre parole, genera una serie di trascritti che poi si modificano per come si dice, hijack, per prendere praticamente possesso della cellula, capito? Ma non è soltanto una modalità. Se un virus usa una modalità, è più semplice disegnare un vaccino, perché puoi attaccare direttamente solo quelle proteine, mentre se questo è un virus più complesso che ha questa modalità di diversi trascritti, diverse proteasi per creare delle proteine, è molto più difficile attaccarlo. È lì dove secondo me le persone si rendono conto che è più difficile creare un vaccino per questo virus. Ma lei pensa insomma che questa battaglia sarà ancora molto molto lunga? Non sarà breve.
Il discorso è che se riusciamo ad avere molti casi mild, sintomatici ma con, senza avere insufficienza respiratoria, creiamo una immunità di massa a livello di comunità, per cui lo spreading del virus non sarà così diffuso come adesso, l'infettività dovrebbe diminuire. Però questo è un virus che rimarrà come l'influenza. Il discorso è che avremo forse l'immunità per combatterlo. E adesso passiamo alla pagina dello sport, perché come era scontato il Pescara ha deciso di prolungare la sospensione degli allenamenti anche alla luce dell'aggravamento dell'emergenza da coronavirus, sposando le indicazioni dei medici della Lega di Serie B. Allenamenti al Poggio fermi finché non ci sarà un netto miglioramento sul fronte sanitario. E sempre dal mondo dello sport arriva la toccante testimonianza dell'ex giocatore di Teramo e Roseto Basket, Matteo Malaventura, ricoverato in ospedale per una polmonite. Nessuna ripresa degli allenamenti in casa Pescara. La decisione era praticamente scontata dopo le ultime evoluzioni dell'emergenza coronavirus. Nel comunicato diramato stamani dalla società si legge: considerata la situazione di emergenza nel nostro paese, accertata la presenza di numerosi contagi anche fra giocatori di squadre professionistiche e membri dello staff, specialmente sanitario, vista l'evoluzione dell'infezione che progressivamente sta aggravando sul nostro sistema sanitario nazionale in ottemperanza del decreto dell'11 marzo e considerate le difficoltà oggettive nel tracciare i contatti di tutti i soggetti che entrano in contatto con giocatori e staff e nel garantire le effettive distanze di sicurezza durante gli allenamenti, preoccupati per la salute dei propri tesserati e dei loro cari e delle eventuali implicazioni medico-legali legate ad eventuali casi di contagio, in modo unanime ed in accordo con i colleghi della Serie A, i medici della Lega di Serie B consigliano di sospendere la ripresa degli allenamenti e le eventuali attività di aggregazione fino ad un netto miglioramento dell'emergenza sanitaria Covid-19. La squadra dunque non si ritroverà al Poggio e i calciatori continueranno a svolgere lavoro individuale laddove possibile in casa sulla scorta delle indicazioni fornite da staff tecnico e preparatore atletico attraverso lo smart working. Di questi tempi ipotizzare la ripresa dei campionati è impresa a dir poco ardua e i pensieri anche del mondo dello sport sono per la risoluzione dell'emergenza sanitaria. La data del 3 aprile di scadenza del DPCM Io resto a casa sembra troppo vicina per far paventare la ripresa dei tornei in quel fine settimana. L'ultima assemblea di Lega di B ha fissato al 9 maggio il termine ultimo per portare a termine la stagione, magari a tappe forzate con tanti turni infrasettimanali. I calciatori biancazzurri, come detto, si danno da fare, c'è anche chi come Valery Bojinov posta le sue sedute di allenamento in spiaggia o chi prova a dispensare sorrisi tra le mura domestiche, come il caso di Luca Crecco e Marco Tumminello, che accettano e rilanciano sfide social tra colleghi, compagni di squadra e non. Intanto sempre dal mondo dello sport arriva una toccante testimonianza, quella dell'ex cestista Matteo Malaventura, giocatore di Teramo nel 99-2000 e Roseto nel 2005-2006. 42 anni da fare a giugno, Malaventura è ricoverato a Pesaro per una polmonite. Attraverso il suo agente ha fatto recapitare un messaggio. Lo scrivo, dice Malaventura, per sensibilizzare tutte le persone sulla gravità della situazione coronavirus. Io sono una persona giovane e spero di guarire, ma ieri sono stato al pronto soccorso e ho visto delle cose surreali. Sembra di essere in guerra. In sole 4 ore ho visto arrivare più di 50 persone, tutte anziane e tutte con le stesse crisi respiratorie. Una cosa impressionante. Vorrei fare i complimenti e un ringraziamento infinito a tutti i dottori e infermieri che stanno lavorando. A tutte le persone fuori dico, non è un gioco, rispettate le regole. E noi andiamo avanti perché siamo sempre in attesa dell'inizio della conferenza stampa da Palazzo Chigi del Premier Conte, che sarà affiancato dal Ministro dell'economia Gualtieri, dal ministro del lavoro Catalfo, per descrivere quelle che saranno le misure del cosiddetto Cura Italia, che dovrebbe prevedere insomma misure per 25 miliardi. Le misure che oggi il governo approva, dice Matteo Renzi, sono un primo passo, ma serve molto altro, a cominciare dallo sblocco dei cantieri con il piano shock. E intanto dovrebbe essere cominciata la conferenza stampa del Premier Conte. Diciamo, purtroppo i populisti, dice Renzi, non vanno in quarantena, scrive il leader di Italia Viva, e continuano a vari livelli a diffondere il virus della
polemica. Noi dobbiamo replicare con un messaggio che sia il più chiaro e semplice di tutti. Vi allego 10 messaggi super rapidi e ci sono dei messaggi che vengono proprio suggeriti dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. Poi altre dichiarazioni, apprendiamo dal Financial Times che alla riunione preparatoria dell'Eurogruppo si sarebbe considerata la possibilità di usare il fondo salva stati per rispondere all'emergenza coronavirus. Vedo la conferenza stampa del Premier Conte, lo ascoltiamo. Inserite in questo decreto, ne sono concreta testimonianza della presenza dello Stato. Stiamo offrendo una nostra risposta anche sul terreno economico. Possiamo parlare quindi di modello italiano non solo per quanto riguarda la strategia di contrasto alla diffusione del contagio, ma possiamo iniziare a parlare anche di un modello italiano per quanto riguarda la strategia, la politica economica per far fronte a questa grande emergenza economica appunto e sociale. Siamo stati i primi a mettere in campo qualcosa come 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, a beneficio delle imprese, a beneficio delle famiglie. E attiviamo flussi, attenzione, per complessivi 350 miliardi. Questa è una manovra economica poderosa. Permettetemi di sottolinearlo, non abbiamo mai pensato e non dimostriamo di non pensare di poter combattere un'alluvione con gli stracci, con i secchi. Noi stiamo cercando di costruire pienamente partecipi degli sforzi che tutti gli italiani stanno facendo, una vera e propria diga per proteggere. Su questa strada vogliamo che l'Europa ci segua. I segnali, i primi pronunciamenti sono importanti, ma è chiaro che l'Italia è promotrice di un messaggio che si estende a tutte le istituzioni europee. Il ministro Gualtieri fra un po', adesso lascerò la parola a lui, entrerà nell'Eurogruppo e io fra qualche minuto avremo una videoconferenza con G7. L'Italia è in prima fila, dobbiamo agevolare e sostenere gli Stati in questa fase facendo tutto quello che serve per aiutare i nostri cittadini. È una partita europea che va giocata a viso aperto con spirito di collaborazione. È una strategia condivisa di aiuto, di solidarietà vera, effettiva, che noi vogliamo mettere in campo e confidiamo che tutti gli altri Stati membri ci seguiranno. Ancora, e concludo lasciando la parola al Ministro Gualtieri, con questo decreto forte, deciso nei numeri, nelle misure, noi non esauriamo il nostro compito per quanto riguarda gli interventi in campo economico. Siamo consapevoli che questo decreto non basterà, ma voglio dire ai lavoratori, alle imprese, alle famiglie che oggi il governo risponde presente e risponderà presente anche domani. Domani ovviamente dovremo già predisporre nuove misure perché dovremo anche ricostruire un tessuto economico-sociale che viene fortemente intaccato da questa emergenza. Come? Con un piano di ingenti investimenti che dovremo ovviamente promuovere con una rapidità che il nostro Paese non ha mai conosciuto prima. Quindi semplificazione, innovazione, alleggerimento delle tasse. Concludo dicendo che sono davvero orgoglioso perché sono partecipe di questa grandiosa comunità che addirittura ho l'onore di guidare in questo frangente così complesso, così delicato per la nostra storia. Tanti italiani, alcuni sono direttamente in trincea, negli ospedali, nelle fabbriche, nelle farmacie, dietro le casse di un supermercato. Tanti rimangono a casa, ma non rimangono inerti, li sostengono da un balcone, da una finestra, cantano con loro, cantano l'inno nazionale. Possiamo essere davvero orgogliosi di essere italiani. Insieme ce la faremo. Ministro Gualtieri, prego. Per il rispetto delle distanze ci alterniamo.
Grazie, buongiorno. Come ha appena detto il Presidente del Consiglio, abbiamo approvato il decreto marzo, che è un decreto molto consistente, col quale diamo una prima risposta alla crisi coronavirus sul piano economico e non solo. Abbiamo deciso di utilizzare tutto il limite di indebitamento netto che ci è stato autorizzato dal Parlamento per questo primo intervento e che si articola su cinque assi. Il primo è quello di un finanziamento aggiuntivo molto significativo per il sistema sanitario nazionale, della protezione civile e degli altri soggetti pubblici che sono impegnati sul fronte dell'emergenza. Sono risorse per quasi 3 miliardi e mezzo che ci consentiranno di sostenere il lavoro eroico straordinario che il sistema sanitario e gli altri operatori pubblici stanno svolgendo. Poi abbiamo un capitolo molto corposo che vale più di 10 miliardi di sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito, affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus, come poi illustrerà più nel dettaglio la ministra Catalfo. Abbiamo esteso, come avevamo annunciato, gli ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti e copriamo tutti i lavoratori autonomi, stagionali e altre forme di lavoro con un assegno di 600 euro per il mese di marzo. Inoltre estendiamo il congedo parentale e anche offriamo un voucher babysitter per i genitori. Abbiamo anche un sostegno aggiuntivo al reddito per quei lavoratori che andranno a lavorare nei posti di lavoro con una riduzione aggiuntiva del cuneo fiscale per loro, quindi un aumento delle risorse in busta paga per questo mese. Poi abbiamo nel terzo capitolo una fortissima iniezione di liquidità nel sistema del credito che può mobilitare circa, come ha anticipato il Presidente del Consiglio, 340 miliardi di finanziamenti all'economia reale con la sospensione delle rate di prestiti e mutui tramite fondi e garanzie pubbliche al credito, sia col potenziamento del fondo di garanzia, sia col meccanismo del fondo Gasparini per la sospensione delle rate dei mutui dei lavoratori autonomi o di chi ha perso il lavoro, sia con una garanzia pubblica che può consentire al sistema bancario di sospendere le rate dei prestiti o di estendere i finanziamenti. Quindi è un pacchetto molto corposo di sostegno alla liquidità. Poi abbiamo una sospensione di obblighi di versamento per tributi e contributi. Il termine odierno, come era già stato anticipato, è differito al prossimo venerdì e poi invece c'è una sospensione della rata che sarebbe stata dovuta oggi e che viene differita a venerdì fino al 31 maggio per tutti fino al livello fatturato di 2 milioni di euro per quanto riguarda l'IVA, i contributi previdenziali, le ritenute fiscali e anche al di sopra di questo limite per tutte le filiere che sono state più direttamente, più immediatamente colpite da questa emergenza. Abbiamo incluso anche il trasporto merci rispetto alla lista che forse già conoscete. Naturalmente, come abbiamo sempre detto, questo è il primo intervento per quanto riguarda marzo, poi torneremo nuovamente per la scadenza di aprile attraverso una probabile riestensione e anche una modulazione e definizione del meccanismo di ristori che stiamo definendo e che sarà oggetto del decreto aprile. Infine c'è un quinto titolo che contiene una serie di norme importanti che danno sostegno aggiuntivo a una serie di settori economici e che è molto ampio e che poi vi illustreremo più in dettaglio nel corso della giornata perché, come ha anticipato il Presidente del Consiglio, adesso devo correre e recarmi all'Eurogruppo
che sarà l'occasione per una discussione importante, coordinata sulla risposta comune europea a questa emergenza, che riteniamo una dimensione fondamentale del nostro lavoro. Vediamo peraltro che anche adesso molti paesi si stanno ispirando all'impostazione delle nostre misure. Vi posso anticipare che molto probabilmente nelle conclusioni dell'Eurogruppo ci sarà esattamente questa articolazione tematica che abbiamo, che è alla base del nostro decreto: sostegno al reddito, sostegno alla liquidità, spostamento di termini tributari e sostegno agli investimenti, e questa è l'impostazione che noi stiamo cercando di affermare anche a livello europeo. Contiamo appunto con il lavoro a livello europeo, anche con la riprogrammazione di risorse e dei fondi europei, di sostenere il secondo decreto, il decreto aprile, su cui già stiamo lavorando, quindi siamo fiduciosi anche della possibilità di non solo mettere in campo e attuare immediatamente le misure del decreto odierno, ma anche di rafforzare ulteriormente gli interventi di sostegno all'economia e soprattutto di sostegno al lavoro straordinario che tutti gli operatori, ma tutti gli italiani in questo momento stanno svolgendo con una straordinaria unità e solidarietà comune per fronteggiare questa emergenza senza precedenti. Grazie e do la parola al Ministro Catalfo. Bene, grazie. Abbiamo inserito all'interno del decreto un importante stanziamento per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie italiane di circa 10 miliardi di euro. Gli interventi saranno sia di ammortizzatori sociali come il fondo di integrazione salariale, che viene incrementato di 1 miliardo e 300 milioni di euro, e la cassa in deroga, quindi per tutti i datori di lavoro anche con un solo dipendente che ne potranno usufruire, con uno stanziamento di 3 miliardi e 300 milioni di euro. C'è una misura importante per le famiglie, il congedo parentale, che sarà un congedo parentale speciale di cui le famiglie potranno usufruire per 15 giorni e che potrà prevedere in alternativa la possibilità di utilizzare un bonus babysitter di 600 euro. Lo stanziamento è di 1 miliardo e 200 milioni e con ulteriori risorse per tutto il personale del Servizio Sanitario Nazionale, che avrà un bonus babysitter speciale proprio per aiutarli in questo periodo di forte impegno che il personale sanitario sta effettuando. Allarghiamo anche la possibilità di usufruire dei permessi della legge 104, che passeranno per il mese di marzo ed aprile cumulativamente non più di 3 giorni, ma passeranno a 12 giorni con uno stanziamento di 500 milioni di euro. Per gli autonomi e i liberi professionisti abbiamo nel primo decreto, quindi questo di marzo, il decreto marzo, abbiamo stanziato circa 3 miliardi di euro a tutte del periodo appunto di inattività che si sono prestati ad affrontare. Oltre a questo, ovviamente, come già stato precedentemente detto dal Ministro Gualtieri, sospendiamo i contributi previdenziali così come appunto esposto prima. Ci sarà un ulteriore intervento sui licenziamenti, che verranno fermati le procedure di licenziamento per quelli che sono state effettuate dal 23 febbraio in poi, quindi dalla data di inizio del coronavirus. Lo stesso per i lavoratori che sono in quarantena del settore privato: per loro il periodo di quarantena verrà considerato come malattia non computabile ai periodi del comporto.
Questo in linea generale sono le tutele che abbiamo inserito nel primo decreto marzo, le casse, quindi gli ammortizzatori sociali sono finanziati per un periodo di 9 settimane, mentre le tutele per gli autonomi, i liberi professionisti hanno un primo intervento nel mese di marzo che ovviamente verrà rinnovato nel prossimo decreto. E allora, abbiamo ascoltato in diretta da Palazzo Chigi quelle che sono le linee generali illustrate dai due ministri, Gualtieri per l'economia e Catalfo per il lavoro, ma prima di loro c'era stata la presentazione del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato di una manovra poderosa e di una strategia non solo sanitaria ma anche economica dell'Italia assolutamente all'avanguardia, a cui dovranno evidentemente prestare ascolto anche tutti i paesi, tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Avete anche sentito che il ministro dell'economia Roberto Gualtieri stava raggiungendo l'Eurogruppo proprio per descrivere le linee guida delle misure economiche a sostegno dei lavoratori. Bene, sono le 15.05, noi chiudiamo questa prima edizione del nostro telegiornale, molto ampia, tutta dedicata ovviamente all'emergenza sanitaria. Vi ricordo che la nostra informazione torna sempre in diretta alle ore 19 con la seconda edizione. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.